Ok. Allora, questi sono, diciamo, i due alberi che abbiamo studiato lo step 1. Va bene, nell'esercizio, non mi ricordo il numero, però diciamo, l'esercizio quello che c'era la cremagliera e la tavola che veniva comandata. Quando ci si presenta una situazione in cui un albero è sollecitato su due piani diversi, chiaramente dobbiamo studiare separatamente gli stati interni di sollecitazione. Siccome i stati di sollecitazione si presentano in due piani diversi, ora qui manca il piano, magari io non mi ricordo com'era. Quello sopra era XY e Z era quello uscente. Sì, il primo è sempre. Ok, quindi questo è XY. XY, E Z era antiorario, mi sembra. quello sotto invece era antiorario, Dio bene. Com'era però? Era X sempre, Z, Dio bene. Sì, c'era la Z e la Y scambiate. Era l'orario. Sì, era in orario. Questa è un po' la configurazione degli assi. Quindi come vediamo, qui le forze agiscono su due piani diversi. Questo che vuol dire? Vuol dire che quando io andrò, ovviamente, quando io andrò a determinare il taglio e il momento flettente agisce in questo caso sull'asse Z, in questo caso sull'asse Y. Quindi seriamente è come se io avessi il momento, come sapete, è un vettore a tutti gli effetti, quindi ha una direzione. Io avrò un momento flettente sull'asse Y e un momento flettente sull'asse Z. Di solito i momenti si rappresentano la doppia freccia per distinguerlo dai vettori, va bene? Quindi io qui avrò due coordinate, quindi avrò il momento lungo Z e il momento lungo Y. Quindi per trovare l'effettivo momento che sollecita il mio oggetto, andrò a fare, col teorema di Pitagora, la combinazione delle due componenti e troverò il momento componente flettente risultante dei due. Chiaro? Ci Ma siamo. perché prof Y e Z? Perché vedi, questo il momento flettente sarà un momento, è sempre uscente dai fogli il momento flettente, perché è quello che fa flettere l'albero. Flettere l'albero vuol dire ruota intorno all'asse perpendicolare al foglio. Quindi se io piglio queste forze qui, per esempio il primo albero, lo fanno flettere intorno all'asse Z. È come se lo facessi ruotare la parte sinistra e la parte destra rispetto all'asse Z. Ovviamente in verso opposto. Cioè il lato D va in senso antiorario, il lato C va in senso orario. Scusa, l'opposto. Il lato D flette, fa molto il lato orario, il lato C flette in senso, cioè ruota in senso antiorario, in maniera contrapposta. Perché se ruotassero insieme sarebbe un moto rigido, non un moto di deformazione come effettivamente è. Ok? Ci siamo su questo? Nella figura sotto il punto C ruota intorno all'asse Z, è come se lo prendesse e lo rotasse proprio intorno all'asse Z, esce dal foglio, il punto D ruota nella direzione opposta. Cioè praticamente succede, il momento flettente cosa fa fare? A questo punto lo fa ruotare così, a questo punto lo fa ruotare così. Questa è una rotazione intorno all'asse Z e esce dal foglio. Chiaro? Ci siamo su questo? Cioè, come diventa l'albero per il momento flettente questo qui? L'albero diventa così. Ho fatto brutto, eh. Quindi questa sezione rispetto a questa ruota rispetto all'asse Z. Chiaro? Rispetto a scusa. Ok? Prendo questo sotto, stesso discorso, questo momento flettente lo fa ruotare nell'altro piano, intorno all'asse Y. E quindi ho che questa sezione ruotano rispetto all'asse Y. Quindi ho praticamente nelle varie sezioni, per poter deformare l'albero così, ho che quelle sopra si allungano e quelle sotto si accorciano, o viceversa. E quindi ho che questo effetto e questo effetto sono su piani diversi, si sommano. Ok? Perché non vi dimenticate che non si determina delle forze ora. Quindi quando io ho la componente della forza su un asse, se ce ne ho due, le posso sommare
componendole con il teorema di Pitagora, che sono su piani perpendicolari fra di loro. Se non fosse così, lo fa quel teorema di Arnaud. Quello si faceva l'anno scorso, non ho posizioni di vettori. Il modo composto, il concetto è lo stesso. Questo prof a che servirebbe fare questa cosa? Perché te alla fine se devo uscire da questo studio con, tre, con le quattro stati di sollecitazione, cioè uscire con le forze interne vuol dire un valore di NS, un valore di TS, un valore di momento flettente, un valore di momento torcente. Nel punto di massima sollecitazione, tu esci con un numero Sì. in newton, Ok. newton metri e newton metri. Questo è l'output di questo studio. Quindi se qui se tu una due di momenti flettenti, tu li fai diventa uno. Non è che tu puoi uscire con due momenti flettenti, tu esci con uno. Ah, ma quindi, prof, quando si studia un albero in cui c'è sia YX che ZX, cioè non è che si fa come se fossero due alberi differenti, come si fa invece nella statica, perché nella statica si fanno due alberi differenti anche se sono lo stesso, invece qui no. No. Ma lì sono effettivamente due componenti diverse, quindi sono soggette a forze su componenti, perché il componente è lo stesso. Quando nella statica si spezzava la struttura, erano due strutture diverse di fatto, che poi erano unite da un vincolo interno. Tipo un esempio, se io ho una struttura fatta così, io ho l'asta 1 e l'asta 2, ho due componenti diversi fra di loro. Quando li No, lo spezzo e li strutturo, so. qui l'albero è uno. Cioè non è che l'albero... C'è un pezzo che subisce questa sollecitazione, un pezzo subisce questa. L'albero è uno solo, le subisce contemporaneamente tutte e due. È chiaro che un albero, fra sollecitarlo contemporaneamente o sollecitarlo solo una, ha un comportamento, una resistenza completamente diversa. Ok? E quindi io te da questo studio, allo step 2, voi dovete uscire con queste quattro grandezze, dove al posto di S ci mettete... La corda, il punto della sezione critica. Che, come abbiamo detto, se non è possibile individuare la sezione critica dove contemporaneamente sono tutti massimi, si esce con due sezioni critiche e si fa due studi successivi. Cioè, quando io ho finito questo studio, determino la sezione critica. Se non è una sola, se tutti i valori sono massimi nell'unica sezione, ma c'è due sezioni dove questi valori, in uno è massimo momento flettente, in uno è massimo il taglio, io volendo, solitamente privilegio quella dove è massimo momento flettente. Però, se voglio essere rigoroso, esco con due gruppi di valori e studio poi successivamente tutti e due gruppi di valori. Chiaro? Quindi l'obiettivo di tutto questo studio è uscire individuando la sezione più critica di questo albero in relazione alle forze esterne che lo sollecitano. Chiaro? Sì. Individuare cioè le caratteristiche di sollecitazione, quindi le forze interne del mio albero sollecitato in questa maniera. Studio e proviene, come abbiamo visto, da uno studio cinematico dinamico. Cioè, quello che voglio dire, ed è una cosa che piano piano magari con l'esercizio vostro e con la rielaborazione personale, magari uno capisce cose altrimenti dura fatica a capire. Cioè, l'obiettivo di tutto questo è quello di comunque collegare bene vari argomenti. Cioè, voi avete, penso, una fortuna unica, se questa si può chiamare, di poter avere gli argomenti veramente anche le discipline così tanto collegate e capire il senso anche per cui si fa certe cose. Cioè... Colleghiamo veramente tutto e lo facciamo. È come un film in cui c'è un filo unico e si segue, non è che si va da un argomento all'altro. Questo, credetemi, non è proprio così sempre facile e così sempre banale. Però capite come le varie discipline collaborano all'obiettivo finale, quello di progettare questo sistema meccanico. Perché qui era l'obiettivo di questo sistema meccanico: dire, bene, io ho questo albero per sviluppare quella condizione che abbiamo visto, quindi la specifica tecnica della prima parte dello studio. Devo avere queste forze. Con queste forze, quale albero devo mettere nel sistema perché resista a queste forze? Successivamente, dopo aver trovato l'albero, vuol fare il disegno dell'albero, ponendomi il problema di quali possono essere le complicanze a livello di progettazione e di soprattutto di realizzazione, quindi scelte anche progettuali, e poi successivamente vuol fare lo studio di come lo realizzo. E quindi ho preso un po' il cerchio da un punto di vista anche di progettazione. Già in una fase scolastica, questo credetemi, non è poco.
però è l'obiettivo di vostro apprendere e di nostro insegnare. Quindi partiamo dall'albero nella configurazione 1. Mi raccomando, non sono due alberi, è solamente uno studio disaccoppiato, ma poi alla fine come se lo dovessimo studiare insieme, Cioè, prof, non ho capito questa cosa, lo so che è soltanto un albero, ma va bene? quindi, cioè, l'NSTS, l'EMS e tutte quelle lì, Allora, se ne troveranno 4 o 8? 4, le somme, sono vettori di somme, queste sono forze, sono vettori, no? Sono forze o momenti, quindi sono vettori. Te hai dei vettori orientati sull'asse X, ora è chiaro, sull'asse X per esempio, l'asse X è 1, si torna. Quindi lo sforzo normale che tu dovessi trovare sullo sommi algebricamente, perché hanno la stessa direzione, come somma due vettori hanno la stessa direzione, tu li sommi, no? Se tu hai i vettori perpendicolari fra di loro, tu li sommi al teorema di Pitagora. Ritorna? Sì. È composizione di vettori, cioè non è meccanica. Cioè, te ora cosa fa con questo studio? Trovi proprio la forza interna. Una forza è un vettore a tutti gli effetti. La differenza fra una forza interna e una forza esterna non è la grandezza, ma è semplicemente il luogo dove essa si genera. Qui si genera internamente alla struttura, quello abbiamo disegnato si generano esternamente alla struttura, ma è solo l'ubicazione del luogo che cambia, ma non la natura dell'oggetto che determiniamo, è sempre un vettore. E quindi a livello matematico lo sommiamo come sappiamo sommare vettori. Componente, risultante, componente, risultante, componente, risultante. Come si somma le componenti di un piano cartesiano? Con il teorema di Pitagora. Ok? Se le Sì. componenti sono non nel piano cartesiano, vi ricordate, si sommavano col teorema di Arnaud, noto l'angolo che si formava. Però solitamente per noi sono tutte nel piano cartesiano, se sono nel piano cartesiano sono in direzione perpendicolare fra di loro, quindi vuol dire sommarle col teorema di Pitagora. Quindi io determinerò il momento flettente qui, il momento flettente qui che sono su piani diversi e su assi diversi e poi li sommo il teorema di Pitagora. E esco uno solo, che è la somma del teorema di Pitagora dei due. Facendo questo studio qui, va bene? Partiamo a studiare l'n, va bene? Qui, allora, io l'ho portato avanti tutte e due, ma chiaramente sono su due piani diversi, quindi chiaramente devo riprendere questo e lo metto in parallelo, forse a me è più chiaro il ragionamento, CTRL X, CTRL V. E lo sviluppo in parallelo, va bene? È lo stesso albero, ma su piani diversi. Quindi io li porto avanti in parallelo, va bene? Quindi tiro una linea che me li separa. Fo due studi diversi, va bene? Quindi fo lo studio a sinistra e lo studio a destra. Disegno l'albero che rappresenta in questo caso non l'albero, ma il piano cartesiano che divide la sezione. Che può determinare la sollecitazione riporto i quattro grafici delle quattro caratteristiche di sollecitazione. Ora su spazio ne andiamo a fitto. Punto vi riporto le caratteristiche che la situazione rappresenta, vi rappresento lo sforzo normale. Vi ho dato rispetto a destra la corda, qui riporto il taglio, sempre rispetto ad esse, qui riporto il momento flettente.
Interna Z? Sì, il primo è intorno a Z, sì. Bene. Che poi dopo sarà intorno a Y. Ok, Così. E qui il porto movimento sorgente è sempre rispetto a X, questo è unico, sì. bene. Cioè non è che lo sommo due volte, è sempre lo stesso, va bene. Non ho due momenti sorgenti, ma uno solo. Ok. E ora vado a riportare i valori, va bene? Magari lo prendo in rosso, ricordatevi i segni. Le metto un verde, solitamente si rappresenta più o meno sotto per le forze normali, ad eccezione per il momento flettente che si riporta dalle parti delle fibre tesi, ovviamente sempre la parte sotto, bene? Quindi si inverte, per il resto poi tutto il resto è più o meno, bene? A questo punto il rosso si va a rappresentare il diagramma. È come ripeto, se qui sull'asse Y voi avete, è come se qui avesse un asse Y, ora non ve lo riporto, dove nell'asse Y c'è NS, nell'asse X c'è la coordinata, la corda S. Corda S che è individuata come la distanza dal punto d'origine della trave, da qui, va bene? Quindi questo è un diagramma in cui nell'asse dell'asciste c'è la S, nell'asse dell'ordinata c'è il valore dello sforzo normale, taglia, momento flettente e quant'altro. A questo punto rappresenta lo sforzo normale. Lo sforzo normale è qui nel primo tratto non c'è, quindi è zero. Ah, una cosa importante magari Perché non c'è, professore? è perché è zero, vedi? A sinistra, ti guarda la sinistra. A sinistra non c'è nulla, vedi? Fino a che non arrivo né un nasce. Nasce da E in poi. Eccolo qua. E si esaurisce in D. Il primo tratto non c'è lo sforzo normale, lo vedi? Mettiti a sinistra, non c'è nulla, quindi in questa fase, cioè ricordatevi che il problema si può vedere da sinistra a destra o da destra a sinistra, scegliete voi come guardarlo, va bene? E questi sono i segni in base a dove lo guardate. Quindi io qui non ho sforzo normale fino a E. Sforzo normale mi comincia da Ah, E. ma dai ce l'ho comunque. Ah. Dai sì. Sì. Oh, no, aveva capito che non c'era nulla. Ho detto non c'è nulla, e c'è 20.000. Ok. È di compressione, quindi è negativo. Quindi in E c'è chi li fa coincidere questo qui con E, va bene? E qui lo porti fino Sì. in fondo perché fino a che non trova la reazione vincolare l'annulla. Chi è che annulla questa forza interna? L'annulla questa forza esterna qui. Prof, perché si mette negativo? Perché è di compressione e invece sarebbe positivo. Tu lo vedi da questo. Se te guardi a sinistra, tu guardi questa parte qua. Se tu lo guardi a destra, guardi questa parte qua. Ah, quindi se uno si guarda da destra a sinistra, deve guardare del conscio, deve guardare la parte sinistra. Questa rispetto a questa freccia è l'opposta. Questa freccia rispetto a questa freccia è l'opposta, ed è negativa, ok? Questi sono versi positivi delle forze che tu studi, ok? Perché noi si piglia dalla sinistra a destra. Se invece noi si pigliasse da destra a sinistra, si prenderebbe la parte positiva, quella di destra, del concio. Per questo si fa il conto. Il concio. Qui ci metti in meno, giusto per rafforzare, va bene? Poi qui tu hai il taglio tu hai un valore verso l'alto, l'alto è positivo, quindi sono 93.950, tu lo scrivi qua, 93.950 N, questo sarebbe un meglio ordinato, è una retta e parte da qui, poi rimane fino a questo punto. Quando arriva qui trova questa 100.000 opposta, quindi diventa 6.050. Negativa, va di negativo. Sì. 6.050.
rimane costante fino a questo punto, dove trova questa. Qui c'è qualcosa che non si è fatto bene però. Ma no, no, se va bene, va bene. Fino a qui. E poi trova questa e rafforza ulteriormente la porta a 61.000. Fino a quando non arriva qui, che trova questa e la zera, la forza esterna. E qui il valore è 61.450 newton. Qui è meno e qui è più. A questo punto guardiamo il momento flettente è un po' più Aspetta, ci complesso. provo un attimo. Il segno, segno. Ma alla fine è 0, nel 61.450. È 61.450 fino all'ultima sezione. L'ultima sezione si azzera. Nella sezione immediatamente prima è questo. Quando trova è la forza esterna la 0, quindi l'ultima sezione è a 0. Infatti Sì. porta a 0, eccolo qua. Chiaramente nella sezione dove troverà la forza esterna, lì il taglio ti si esalta, cioè cresce, no? Proprio, proprio il punto dove tu l'apri. Perché se te esternamente apri una forza così, per esempio in F, la sezione in F, la parte destra, deve compensare questa forza esterna, quindi deve dare una forza opposta e compensa. Questa esterna più quella è già c'era in alto, se no si spezza l'asta, no? Quindi se ovviamente la sezione F, nella sezione F ciò che la parte di destra deve fare sulla parte sinistra un'azione di 61.450 per annullare l'effetto del 55.4 più 6.050. Quando arriva all'ultima sezione, l'ultima sezione avrà la parte di sinistra che gli fa un'azione di 61.450. La parte di destra che non esiste, come l'annulla con una forza esterna, perché non c'ha la parte di destra e l'aiuta, e l'esterno l'aiuta a zerarla. Ok? Vediamo, è molto flettente, un po' più alto. Prof, Sì? Perché ma perché l'ha messo prima più basso e poi più alto? Non capivo. è più grande. Ora lo può vedere. Cioè, è più grosso il valore, no, della forza. Cioè, questo, Duccio, è come se te tu rappresentassi un diagramma cartesiano. Queste sono Sì. le forze. Perché questo è 6.000 e questo è 61.000. Qui, in questo punto, alla forza già in atto si aggiunge una forza esterna che aumenta il taglio, eccola qua, 55.400. Quindi la sezione lì, la parte di destra deve fare 61.450 newton di forza per compensare 6.000 che già erano nella trave a cui si è aggiunto un carico esterno 55.4. Cioè, le forze esterne vanno a variare le caratteristiche interne della trave. Allora, perché il momento flettente mi ha detto, siccome è una funzione matematica di discontinuità, perché quando c'è una forza è un punto di discontinuità, devo studiare chiaramente i singoli tratti. Ora, per fare questo mi manca tutte le ordinate, le corde. Quant'è la corda di primo tratto? Ora glielo dico. Boh, prof. E chi ce l'ha dati? Non lo so. Perché si guardava da lei i dati. Ok, allora, quarta Isi, teoria meccanica, quarta Isi, meccanica, allora, questo. L'esercizio dovrebbe essere uno degli ultimi. Come se questo. Quando ho perso, No. mi ricordo di dire. Prof, era alla lavagna. Se fate male se questo. Qua, prof.
È questo? Sì. Cioè, 60. appunto, non... È questo o no? Sì, è questo, però. Ce l'avrei mai era lassù. 60, 50 e 90. Vabbè. Mi raccomando, però, rimettetemi le estrose, no? Allora, io andrò a 60, 150, a questo punto andrò a fare il momento SZ, quindi non mi faccio lo zoom, se no, ok. Allora, io devo fare tre tratti. Il primo tratto è tra 0 minore di S minore di 60, e qui ho questo qui 93.950 che ruota in senso negativo, quindi MZ di S è 50 per S meno, poi ho il tratto 60 210 che è 150, quindi di volta Che ha scritto prof? Hai infatti fatto bene. MZS Ok. non mi avvi... poi lo faccio, ora scrivo l'equazione e poi lo faccio. MZS è uguale a meno 50 per S più 100.000 S meno 60. Qui vado a ricalcolare e ho che M ho che M di 0 quando S vale 60, che è meno 93.950 per 0,06. C'è scritto 9.800. È un... Ah, ho capito. 250 per S, che in questo caso è 60. Come c'è? Infatti 5.637 newton. Meno. Ovviamente è meno, va bene, quindi è meno. E poi ho MZ di fu in fondo a 210 ed è meno 93.940 più 100.000 per 0,15. Il totale viene meno 93.950 per punto 0,15 più 100.000 per punto 21 e viene 6.907. Prof, lo può ingrandire almeno lo ricopio. Sì. Non mi riesco a scrivere. Questo è 0, 0,15, sbaglio scritto all'incontro. Scritta all'incontrario, qui è 0,21, questo va bene, e viene meno 9.460. Meno 9.460 newton metri. A questo punto posso riportare i valori qui. Aspetti, prof. Lo riporto qui il valore di C
5.637. Io mi sono messo. E qui riporto il valore è 9.460. Questo punto disegno la rete, sono 2 punti, va bene. Ovviamente è negativo. Che vuol dire l'asta si piega verso l'alto, va bene. Compressa sopra. Per fare il momento sorgente è banale perché basta tante. No, prof, aspetta. Ah, sì. Perché ha messo 93.950 nelle formule negativo? Perché ruota in senso non so ragione. Ho ragione. Perché lo guardavo rispetto a, no, ai conci, ma lo guardavo rispetto sbagliando il sistema di riferimento. Secondo me, guarda il sistema di riferimento. Perché sapete se questo è meno concreto? Insomma, ovviamente queste due rette hanno pendenze diverse. Prof, ma che c'è scritto sotto MZ60? MZ? 210, 60 più 150. Prof, che c'è scritto lì? 93.950 per 0,21. Meno 100.000 per 0,15. Ok. La forza. A questo punto si può fare il momento sorgente, il momento sorgente costante e va punto E, punto F. Mettiamo perché nel senso che il sorgente tanto per e qui il valore è. Quanto è il valore cosa? A 12. Ok, e a questo punto possiamo intubare il secondo albero. Aspetti, prof. Intanto mi preparo perché Sì. che fa tutto questo?
Per quanto riguarda questo, qui possiamo riportare solo le grandezze in piani perpendicolari, cioè è inutile riportare i momenti dello sforzo normale, perché ovviamente se ci fosse sì, ma non c'è, quindi qui anche i valori che si riporta sono il taglio e il momento flettente, che sono l'unica grandezza e si trovano su piani veramente perpendicolari, va bene? Quindi riporto il taglio è. Prof, mi potrebbe far rivedere MXS? Scusa? Quello? Potrebbe farmi rivedere MXS, lui. Non ho capito, scusami. Il momento sorgente, prof. Molto sorgente. Posto. Ora qui di fatto riporto lo sforzo di taglio che è 700 positivo. Quindi ho 700 fino a un fitto, qui manca qualcosa. Manca, come si fa a arrivare a fondo con 3600? Prof, perché 7100 meno 13 e mezzo, cioè meno 20 e 20 20.000 visti, sa. No, fa 13 e 100. mi mancava questo. Fino a qui. Qui va negativa e poi la riporta. Fa 13.100 e poi va a 0. Non mi ha visto io. Ok. Per quanto riguarda il momento flettente, bisogna rifare lo studio se fatto prima. Sempre lo stesso intervallo, mz di S è uguale a 700 Per zero. per 006. No, prof, perché? Eccolo Non è che parte con quella di prima, eh. qua. 700 per 006, vabbè, la stessa. Non è vero. E questo si fa mz mx di z uguale a, questo sarebbe di s, va bene? Poi ci moltiplichiamo per 6, quindi mz di 0,0 700 per punto 0,6 fa 420 metri. Stesso discorso, MY di Z fa 7.000 per S meno 3.100 bisogna andare, o 20. questo è costante fra 0, questo vale 0 minore di S minore di 210, vale fino a questo punto F. Poi da 210 minore di x minore di si fa 7100 per S meno 12.500 meno 210. Quindi viene MY e viene 7100
qui un estorno particolare, ma perché? Prova, ma perché 12.500? 13.000, no. Perché siccome c'è due forze sole, poi va a zero, c'è bisogno. Eccolo qua, è sbagliato qui. Questa è una retta ostante fino a 210, quindi io vi calcolo direttamente a 210, capito? Quindi io vi fo direttamente M Y a 210 e viene 300.100 per 0,21, viene. Però sopra comunque la S è quant'è nel primo, quello lì S compreso fra 0 e 210, anche lì è 210. 210, infatti. Viene 1490 Nm. Qui c'è praticamente l'andamento. Quindi adesso bisogna spostare verso il basso, se no non lo rappresento. Ma hanno le stesse dimensioni, prof, l'albero questi? Chiaro, è lo stesso albero, sono stati visti in modo diverso. Un albero Ah, ok. è lo stesso albero, Esatto. è visto Ok. in modo diverso. E qui tu hai così. E questo è 1490. Non so. Ora, se io voglio fare lo studio per bene, però non c'è problema perché tanto sollecitata però se volessi fare lo studio per bene dovrei arrivare a questo valore via 60, 61, come avevo arrivato prima era 4,90. Ma non mi serve perché intanto qui si vede subito la sezione più sollecitata è la F, perché massimo i tagli e momento flettente sia nella sezione che in questa. Quindi trovo le risultanti e le risultanti saranno per lo sforzo normale rimangono uguali. Nelle sezioni finite, va bene, ed è nella sezione S uguale 210 mm, sarebbe la F, va bene? E qui vado a fare E chi sarebbe questo i N, risultanti? E chi sarebbe? sommo queste due, sommo i vettori, Ma non sommo nulla e questo è 20.000. manca l'MX S. E questo vale a questo di qua. Di fatto il momento sorgente è su un piano solo, capito? Non è che c'è su due, cioè la rotazione intorno all'asse X, indipendentemente da quale è sempre intorno all'asse X, no? Sì. È l'asse rotazione. A questo punto sommo queste e quindi sommo i valori più critici sono nel punto F ed è 61. Tu devi fare il prodotto vettoriale, quindi T di 210 è uguale alla radice quadrata di 61.450 alla seconda più 13.100 alla seconda. Quindi N di 210 uguale a 62.830 newton. E poi trovi il momento flettente generale, che è la somma dei due, e fai 9.460, il segno meno va bene, tanto va via al quadrato, più 1.490 al quadrato. MF. Viene 1606. Il momento viene quello che era 12.100. Questi
sono valore output che ti porterai nello step successivo. Step successivo, quando ora inseriamo l'albero, ora facendo così, noi ci proponiamo di voler fare l'albero a sezione. Va bene? Se vogliamo fare l'albero a sezione variabile, ok, facciamo? Andiamo a vedere anche i valori. Sì, sezione costante, facciamo così. Se ci vogliamo permettere di variare la sezione dell'albero, nel punto E, per esempio, dovremmo fare anche le risultanti S uguale a 60 mm, che sarebbe il punto E, e magari qui andare a ridurre la sezione. Ok? Ci siamo? No. Cioè, volendo, possiamo andare a ridurre la sezione del punto E, perché sono già sollecitazioni minori. Intervallo. L'albero, sì. Questo Sì, ho capito, però. lo potremmo fare. Ok, per fare questo, però, dobbiamo trovare i risultanti di S e dare studiare la sezione più piccola. Quindi, se voglio fare questo, devo fare 60 uguale. Ragazzi, ma che è questo asino qui? 6.050 Ma perché prof N220? Buono fuori 220. 60. Oh. È qui, va bene? È il punto E. Il punto E. Quindi 650 più. Madonna. Poi c'ho il momento flettente che è la radice di 7 più 4,90, e poi c'ho il momento sorgente che è uguale, va bene? Quindi volendo, quando vado a studiare la sezione, posso studiare l'albero a sezione variabile. Prof, ma non è alla seconda le IT? 6.050 alla seconda? Sì. No, Sì, è veloce. Va no, per capire che no. bene, è giusto. Non mi ha sbagliato, giusto. MFI? Perché MFI, prof? Come ne si? MF, è molto flettente. Ah, ok. Ma semmai una E. No, MF vorrebbe dire molto flettente, non nel punto F. F non sta per la lettera, sta per momento flettente. Ora c'è una. Può sembrare questo, ma non è questo, è momento flettente totale. Prof, che c'è scritto sotto risultanti? N2 e 220.000. 110 sarebbe la corda. Sì, 210. la corda su cui vale questo sforzo. Sì. Ecco. E questo volendo abbiamo un quadro che ci permette successivamente andare a risolvere il nostro problema.
qui teoricamente abbiamo finito lo step 2 per questo albero.